24 novembre 1952. È il giorno decisivo, l'Election Day. La TV copre l'evento con la prima maratona elettorale. A commentare lo spoglio sono i due volti più noti della CBS, Ed Murrow e Walter Cronkite. Nello studio televisivo, alla loro destra, un terzo reporter è vicino a un enorme macchinario dall'aspetto avveniristico. Si chiama UNIVAC, Universal Automatic Computer. Combinando i risultati dei primi seggi scrutinati e quelli delle precedenti elezioni presidenziali, proverà a predire l'esito della competizione. Questo non è uno scherzo né un trucco, è un esperimento. Non sappiamo se funzionerà, lo crediamo, lo speriamo. E UNIVAC non delude le attese. Prevede infatti una schiacciante vittoria repubblicana, cosa che lo spoglio presto confermerà. Il trend è chiaro fin dall'inizio. Gli elettori hanno scelto il cambiamento. Eisenhower vince con un ampio margine nel voto popolare, 55%, e si impone in ben 39 stati su 48. A Stevenson vanno solo 9 stati, tutti nel profondo sud, tradizionalmente democratico. I repubblicani tornano alla Casa Bianca dopo ben 20 anni di assenza. Subito dopo il risultato, Stevenson ironizza sul suo stato d'animo. Mi sento come quel ragazzo che ha sbattuto le dita dei piedi nel buio. È troppo cresciuto per piangere, ma gli fa troppo male per ridere. La presidenza Eisenhower vedrà la fine della guerra di Corea e un periodo di stabilità e crescita economica per l'America.